Dunque, qualche giorno fa è arrivato ieri, mi sembra, un comunicato dei carabinieri in cui elencano una serie di azioni che hanno fatto durante il periodo natalizio. Tra questi c'è anche la denuncia, fra i variati, la denuncia di un giovane di Chioggia che è stato trovato con delle armi, un coltello, mi sembra che c'è scritto un coltello, sappiamo che è un coltello, e che è stato denunciato un giovane in regime di osservazione speciale. Allora, questo benedetto giovane in regime di osservazione speciale non è altro che il famoso famigerato Marco Penzo, detto Marchetto, il quale ormai da non so quanti mesi, ormai sarà un anno, ogni giorno ne combina qualcuna, da picchiare le persone, da rompere le cose, da rapine, da furti, da farsi dare i soldi dalla gente che hanno paura e la danno e non lo denunciano. Questo ultimo episodio della denuncia c'è stato perché due cittadini mi hanno fermato e mi hanno detto: guarda che questo girava col coltello, e allora facendo tutta una serie, diciamo, di ragionamenti e richiamando il senso civico, ci sono state le denunce e questo personaggio è stato denunciato. Ma quello che non si capisce è com'è possibile che una persona così pericolosa, perché questo è un pericolo sociale, e tra l'altro non è un pericolo solo per gli altri, ma anche per se stesso. Purtroppo abbiamo esperienza di altri casi in cui non è che questi ragazzi si possono recuperare lasciandoli a fare quello che fanno. E quindi non si capisce proprio perché, non, certamente non da parte delle forze dell'ordine, che loro fanno il loro dovere, dai tribunali non c'è risposta. Cioè, è una cosa incomprensibile. Allora ci rivolgiamo pubblicamente, provvederò a fare un testo, scriverlo e mandarlo anche al ministero, al ministro Carlo Nordio. Ci appelliamo al ministro Carlo Nordio che veda lui se è possibile intervenire in questo caso, perché prima o poi scappa il caso grave. Io stesso l'ho denunciato 3 volte, durante una delle aggressioni poi sono intervenuti i carabinieri. Un carabiniere, in maniera, era uno sfogo, non è che, diceva: aspettiamo di metterlo via quando ammazza qualcuno. Cioè, stiamo veramente aspettando che questo Marco Penzo ammazzi qualcuno? Punto di domanda. Ecco, allora ci rivolgiamo pubblicamente al ministro Carlo Nordio, vediamo se con questo appello pubblico, e poi manderemo anche una mail al ministero, vedremo se c'era un risultato. Ci appelliamo anche a chi c'è nei tribunali a Venezia che capisca che è una situazione gravissima, che non si può lasciare questo ragazzo in queste condizioni, perché, ripeto, è un pericolo per se stesso, ma soprattutto per gli altri. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.